Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui in diretta su Milano All News. L'8 ottobre oggi, la seconda giornata di Reinventing No Profit 2021 e lo iniziamo, anzi sono un po' preoccupato perché non so se sto parlando nella maniera corretta adesso. Perché questa mia preoccupazione dopo tutti questi anni comunque a parlare della telecamera? Perché sono qui con Chiara Alzati, che è un'allenatrice, quindi già mi fa paura per la parola allenatrice, per uno col mio fisico, già uno dice oddio, no, ti prego no. Ma è peggio, perché è un'allenatrice di public speaking e video public speaking. Quindi adesso mi devi smontare, cioè mi devi o allenare o smontare su quello che sto facendo. Perché ho paura adesso, Chiara. Che cosa fa un'allenatrice di public speaking? Beh, innanzitutto è la mia passione fare questo lavoro. Ho creato un'azienda che si occupa soltanto di public speaking e di insegnare proprio l'arte, questa sconosciuta arte del parlare in pubblico in modo consapevole e professionale. Quindi aiuto tutti quegli imprenditori e manager che sono ancora convinti magari che seguire il proprio buon senso sia una buona strategia. In realtà seguire il nostro buon senso spesso ci porta a costruire dei muri nei confronti delle altre persone. Concretamente cosa faccio? Li affianco attraverso sia percorsi collettivi, quindi delle classi, sia percorsi individuali, a capire molto bene la differenza tra parlare e comunicare. Quindi parlare è semplice, basta aprire bocca, dire quello che ci viene in mente, comunicare invece presuppone una preparazione. Spesso e volentieri è difficile infatti comunicare, no? Ci si mette delle barriere proprie, si ha paura, magari ci si fissa su delle cose, non so, io ho l'RMOSHA, magari a quel punto mi blocco solo perché ho quel problema lì e non vado oltre. Quali sono magari dei piccoli consigli che possiamo dare giusto per iniziare col piede giusto? Primo consiglio è inizia dal tuo perché. Quindi se tu hai un perché forte e ti focalizzi sul perché stai facendo questo speech, questo intervento, vuoi migliorare il mondo in qualche modo, vuoi far capire a quella persona qualcosa di importante per lei, ecco, focalizzati su quello. Poi chiaramente l'RMOSHA o qualsiasi altro tra virgolette difetto passeranno in secondo piano, sei tu con la tua mente che li vai ad ingigattire, devi essere presente nel qui e nell'ora. Poi un altro consiglio chiaramente è quello di placare quella che è la fatidica ansia da prestazione. Chiaro, una volta dicevano immaginati tutti nudi quelli davanti a te così ti fa meno effetto, che poi tra parentesi vedendo certa gente mi farebbe più effetto in realtà, ma funziona, no, quella non funziona. Io credo che non sia una grande strategia, credo molto di più nel potere dell'essere connessi con se stessi, quindi di praticare ad esempio la meditazione, che è un'arte che ti aiuta tantissimo a controllare, a proprio gestire anche la tua parte più emotiva e ad essere più sereno, in pace, in primis con te stesso e di conseguenza affrontare una situazione di esposizione come quella del public speaking con la giusta serenità, perché non è un esame, è un momento di condivisione. Self-control è la primissima cosa da avere per riuscire a gestire in primis se stessi in modo da poter comunicare meglio. Devo dire che c'è un po' di ansia la mette Chiara, non so bene da che parte iniziare, che cosa dire, ho paura di sbagliare. No. Perché è stato importante però questa mattina raccontare le tue capacità, spiegare queste cose alla platea di Reinventing? Perché il metodo che ho creato, che è il metodo Parlare Chiaro, è un metodo replicabile. Quindi una volta che te l'ho spiegato e se sei stato bravo, attento e se sei un po' furbo te lo puoi importare e replicare in tutte le tue circostanze, siano esse incontri one to one o one to many. Dunque è importante perché uno ti porti a casa un metodo replicabile e due perché sicuramente alleni, torniamo all'allenatrice, te stesso, diventi un allenatore di te stesso, quindi vedi ogni appuntamento, ogni momento di esposizione come occasione per fare meglio della volta prima, senza giudizio. Dove possiamo trovare qualcosa di più su di te, dove possiamo approfondire appunto questo metodo che hai chiamato? Metodo Parlare Chiaro. Che più chiaro di così appunto non si poteva. Dove possiamo trovare un po' di informazioni? Su www.chiaralzati.it, che è il mio sito principale, e vi invito chiaramente a entrare nella mia community inserendo semplicemente il vostro indirizzo mail e troverete già una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa vostra una copia di uno dei miei libri, che sono 4. No, quindi interessantissimo, fatevi un giro su chiaralzati.it. Esatto. Chiara, lo chiedo anche a te, l'ho chiesto già a tutti quelli che ieri sono passati da questo studio, Reinventing 2021, nome più giusto non c'era forse quest'anno sul proprio reinventarsi. Chiara, come si reinventing invece? Chiara è incostante,
fase di reinventarsi, nel senso che ogni speech sicuramente è un'occasione per me per chiedermi cosa posso fare di diverso da quello precedente, anche se magari sto dicendo le stesse cose. Quando faccio i video, ho un canale YouTube che è Alzati Public Speaking, faccio video ormai regolarmente ogni settimana da 5 anni, quindi come posso reinventare me stessa e i miei contenuti per dire le cose in modo sempre diverso? 50 video all'anno per 5 anni non sono pochi. Non sono pochi, un po' di metodo e allenamento. Cosa posso vedere, quali posti posso visitare nel mondo per trarre ispirazione? Il mio metodo del Partenone, che è una parte del metodo Parlare Chiaro, è nato durante un viaggio in Grecia, ad esempio. Quindi l'elemento viaggio, l'elemento lettura, leggere libri, vedere film, cercare il più possibile delle fonti di ispirazione per reinventare me stessa e i miei contenuti il più possibile. Chiara, io ti ringrazio tantissimo allora per essere con noi, per aver condiviso con noi il tuo know-how e per aver anzi condiviso il tuo metodo poi con invece la platea di Reinventing. Il sito internet l'avete sentito, poi comunque lo troverete anche nei commenti. Grazie mille davvero e grazie alla prossima. Grazie mille allora. A tutti voi, alla prossima. Grazie ciao, mille. Ciao, ciao. Grazie anche a voi, ritorniamo in diretta fra pochissimo, sempre qui su Milano News da Reinventing 2021.